Su Radio ISAV tutti i lunedì alle 10.30 c'è Il Profeta, tutte le verità sul calcio a cura di Massimo Profeta. A cui diamo il buongiorno. Massimo, buongiorno, benvenuto su Radio ISAV. Buongiorno a te Emiliano, a tutti voi. Abbiamo fatto una piccola battuta prima fuori onda anche con il nostro Luca Chiavaroli, il livello di sopportazione dei tifosi del Pescara, di una squadra che sembra un po' altalenante nei risultati. Noi non ci sentiamo da un paio di weekend, c'è stata la vittoria con l'Olbia, ma c'è stata anche nel mezzo la sconfitta con il Teramo in questo derby Coppa Italia. Alcuni dicono che non contasse quasi nulla, no, per il Pescara, poi dimmi tu la tua opinione, però una sconfitta che ha fatto venire fuori ancora una volta i limiti di un Pescara che sembra non avere un profilo ben delineato. Sì, sì, insomma, finora le aspettative sono state disattese. Mi pare un dato oggettivo, a prescindere dalle criticità di cui abbiamo già parlato con dovizia di particolari. Insomma, io parlo delle criticità a livello strutturale, perché dobbiamo essere sempre obiettivi. Allora, le aspettative sono andate deluse perché non c'è un'identità, difficoltà nella proposta di gioco, quindi a me personalmente ha deluso la conduzione tecnica. Poi dobbiamo parlare però anche dell'impianto e delle criticità appunto strutturali, perché per esempio io torno a Memusciai, che per caratteristiche fa fatica in un centrocampo a due, di conseguenza lacune evidenti nella fase di non possesso. L'albanese naturalmente è ritenuto un giocatore imprescindibile dal tecnico, e allora dalla sfida di Siena il tecnico è passato a un centrocampo a tre, una mediana a tre, di certo più logica, lo avevamo detto dall'inizio del campionato, per come era stata costruita la squadra. Ma a gennaio serviranno due centrocampisti, ce n'è solo uno che ha caratteristiche da incontrista, e stiamo parlando di Rizzo, che tra l'altro per inciso non sta facendo neanche bene per tanti motivi, anche per problemi di natura fisica. Quindi, come vedi, insomma, io non è che mi accodo alla stragrande maggioranza dei tifosi, per carità che rispetto, è chiaro che da Auteri mi sarei aspettato anche io molto di più, però è chiaro che se tu non fai una squadra giusta per un allenatore come Auteri, le cose possono anche non funzionare, e infatti non stanno funzionando. Questa è una squadra che non è funzionale, ripeto, alle caratteristiche e soprattutto al credo dell'allenatore. Io l'ho sempre detto, a centrocampo questa squadra ha dei problemi strutturali, io li ritengo tali, e l'unica cosa da fare in questo momento è cercare di riscattare intanto la deludente prestazione di Coppa, perché secondo me, ecco, su questo punto Massimo, sì, alcuni dicono che, ecco, contasse poco, però è pur sempre una partita. Ma no, non sono d'accordo, perché sì, si dice così solo quando si esce da una competizione. Sì. Allora è troppo semplice, ma in realtà sappiamo benissimo che, allora, ti dico subito, potrebbe anche essere così, ma se fossi stato al primo posto in classifica e dici mi impegno in campionato posto, e basta, allora esatto, allora dici io concentro tutte le energie su una competizione. Invece, siccome non è così, e siccome sappiamo che la Coppa Italia, la vittoria della Coppa Italia, certo c'è ancora tempo perché erano soltanto gli ottavi di finale, ti dà la possibilità di superare i primi due turni nei playoff e accedere soprattutto subito alla fase nazionale della competizione, quindi questo è comunque già un discreto vantaggio, perché se arrivi, per dire, sesto, settimo in campionato, ma vinci la Coppa Italia, invece di fare tutti i turni salti i primi due. Quindi comunque è una grande fesseria quella che ci hanno raccontato a fine partita, perché non è così, te lo posso assicurare, ma non da giornalista, ma voglio dire da persona normale che segue le cose, insomma, anche un tifoso lo direbbe la stessa cosa che sto dicendo io. No, poi quindi, anche contro il Teramo, insomma, comunque un derby, quindi anche ben figurare, no, non era male. Ecco, esatto. No, ma poi hai fatto, io non dico una figuraccia, ma sicuramente una prestazione deludente, una pessima prestazione, non hai mai tirato in porta, se non in un'occasione con Diambo che ha rubato il pallone a Mungo che si era addormentato in una pressione di gioco, ma Agostino, che è un 2002, che tra l'altro ieri ha fatto ottime parate nel match con la Fermana, non ha dovuto compiere un intervento, mentre il tuo portiere Radaelli, che era al debutto, ne ha fatti tre di interventi. Quindi, insomma, il Teramo ha meditato di vincere, tu non ci hai messo niente, la solita confusione, troppi cambi probabilmente, quindi là lì il tecnico ha sbagliato, perché non puoi cambiare tutti gli effettivi, anche se stiamo parlando non di seconde linee, ma di gente che comunque ha
300-400 presenze in carriera come Valdifiori, mi viene da dire, quindi non è però neanche che era il Pescara 2, fa ridere anche come espressione, era un Pescara che poteva tranquillamente giocare un altro tipo di partita e battere il Teramo, cosa che non è avvenuto perché il Teramo tra l'altro ha strameritato secondo me di vincere. Che peraltro il Teramo, quando tu dici il Pescara 2, il Teramo è anche vero che ha una rosa un po' più risicata rispetto anche al Pescara. Assolutamente, poi mancavano 6 giocatori, il povero Guidi che io ritengo un ottimo allenatore, ecco per esempio la differenza tra Oteri e Guidi, fatte salve tutte le considerazioni su come è stato costruito l'organico, però la differenza è sostanziale, il Teramo ha un'identità, ha un'impronta riconoscibile, il Pescara no. Quello che dicevamo all'inizio, sì. Esatto, quindi per me Guidi è veramente un bravo allenatore e sabato prossimo, stasera c'è il Cesena a Cesena, sabato prossimo il Teramo giocherà la partita di campionato all'Adriatico, io non la ritengo una partita semplice, è chiaro, pensiamo una partita alla volta, una gara alla volta, questa sera il Pescara deve comunque dare una risposta. È un po' uno spartiacque questa partita stasera, secondo te? Per me sì, anche se probabilmente non so se è già troppo tardi, non lo so se il Pescara concorrerà per il primo posto, secondo me no, io sono sempre stato molto chiaro, questa squadra non è da primato per tanti motivi che ho spiegato anche in sintesi nella prima parte del mio intervento, però è chiaro che questo è uno snodo, perché conosceremo quale sarà la direzione del Pescara nel proseguo del campionato. Probabilmente anche il vero valore del Pescara. Sì, probabilmente anche il vero valore, magari sai, queste sono partite talmente attese che la Pescara insomma non ci vuole neanche molto per caricarle, quindi io mi auguro, spero che la prestazione sia centrata, poi lo sai che insomma nel calcio può succedere di tutto, c'è sempre l'episodio che può determinare il corso degli eventi, però io sono convinto che la prestazione ci sarà, certo quale prestazione non lo so perché in questo momento non so dirti come gioca il Pescara perché non c'è un'idea. Però ecco, l'importante è che ci sia almeno cazzimma, che ci sia la garra, quella che non abbiamo visto in molte partite, per esempio in Coppa a Teramo non c'è stata questa garra, questa determinazione che secondo me è una virtù imprescindibile. Che poi ecco, magari è anche un dato di fatto purtroppo, e speriamo che questa cosa possa essere più che altro risolta, il numero dei gol subiti che è sempre tanto, sono 17 quelli del Pescara. Come dicevi tu, manca una diga probabilmente a frenare, insomma, il centrocampo è un po' molle quello del Pescara. Ma infatti è così, cioè, allora un po' è l'assetto di squadra, un po' anche, è chiaro che quando tu subisci tanti gol non è che è sempre solo colpa della difesa, anzi probabilmente non c'è un filtro adeguato e il problema del Pescara secondo me è questo, perché c'è solo un incontrista che tra l'altro, ripeto, non sta facendo neanche benissimo, però è un problema proprio nel complesso. Cioè questa è una squadra che purtroppo non sa stare ancora in campo in un certo modo. Si sta provando con il centrocampo a tre, che per me è il più logico in questo momento, e vediamo, anche se nelle ultime 2-3 partite effettivamente da Siena in poi il Pescara ha subito, mi pare, un gol e uno in Coppa, quindi in 3 partite 2 gol, che insomma tanta roba, voglio dire, per come eravamo abituati. Però poi ecco, sta venendo un po' meno la pericolosità negli ultimi 16 metri, cioè un po' come la coperta, no? Se ci fai caso, negli ultimi tempi il Pescara sta creando poco. Sì. E quindi bisogna trovare un equilibrio. Secondo me, guarda, la sintesi è questa. Per me, per le idee dell'allenatore, non è stata fatta, ripeto, una squadra ad hoc consona per il credo a quello dell'allenatore. Esatto, ecco. Secondo me, però ti devo dire che mi ha molto deluso anche lui. Ecco, cioè io mi sarei aspettato un allenatore come Oteri molto di più. Questo è poco ma sicuro. E ti faccio un'ultimissima domanda al momento, poi ci concentreremo chiaramente questa sera con Cesena, vediamo. Dicevi, non è stata fatta una squadra consona per quello che è il credo, l'idea di gioco dell'allenatore, però tuttavia la squadra non è male e forse in questo senso mi permetto di dire l'allenatore dovrebbe cercare di esaltarla maggiormente, cioè la bravura di un allenatore è anche forse quella di far lavorare bene una squadra che non è propria. Esatto, ma infatti la mia delusione è proprio questa, cioè quando è arrivato Oteri ho pensato, beh comunque un ottimo allenatore che ha vinto in Serie C, certo ha vinto anche Ivo Iaconi, ma 3 campionati di Serie C1, cioè Ivo per me è stato uno dei migliori in questa categoria, Braglia ne ha 24,
anche Auteri, voglio dire, il suo storico dice di due campionati di C vinti a Nocera e a Benevento, ma dove aveva soprattutto a Benevento una grande squadra. Quindi è vero quello che dici tu, cioè non hai una squadra all'altezza magari che possa essere giusta per le tue idee, però ci metti qualcosa di tuo, ecco. Io sono d'accordo, perché alla fine rimane una buonissima squadra il Pescara, non stiamo parlando di una squadra scarsa, ma non è per me da primato, cioè per me è Reggiana, ma credo di averlo detto anche il lunedì da te, sì. in diverse occasioni, non credo di essermi sbagliato, cioè io almeno da un mese, da quando la situazione si è cristallizzata, perché caro Emiliano, noi le cose le conosciamo col passare delle settimane, non possiamo dire in estate chi è più forte e chi è meno forte, cioè io sono onesto, io in estate conoscevo poco le altre squadre, adesso le conosco un po' di più perché me le vado a studiare, me le vado a vedere le partite, e ti posso dire da qualche settimana ho la certezza che il Pescara, pur essendo una buona squadra, non è da primato. Questo è poco ma sicuro, cioè non è da primato, e ecco perché un po' sono deluso anche dall'allenatore, perché insomma il Pescara è quarto in classifica, però è troppo distante dalla vetta, cioè 11 punti, 11 sono punti, tanti. Sì, dai, Reggiano, sono pressoché è difficile da colmare. Soprattutto sono deluso perché non vedo un'idea in campo. Cioè, se tu mi fai vedere un'idea, magari allora tu puoi dire questa squadra ha un'anima, ha un'identità, ha un'impronta. Invece io purtroppo non la vedo questa impronta. Ecco, lì sono rimasto deluso dall'allenatore, mi aspettavo molto di più, pur non essendo questa una squadra da primato. E speriamo però che questa sera possa andare bene, e ne parleremo con te, Massimo. Ti ringrazio per essere stato come sempre. Grazie a te. Ai nostri microfoni. Grazie Massimo. Su Radio ISAV tutti i lunedì alle 10.30 c'è Il Profeta. Tutte le verità sul calcio a cura di Massimo Profeta.